Chiara Ferragni e Fedez, è crisi vera, lui ospitalità dagli amici, ma nessuno lo vuole. Nessuna messa in scena. La crisi in casa Ferragnezzi sarebbe vera e sarebbe anche molto peggio di quanto si possa immaginare. Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, il rapporto con Chiara Ferragni sembra essersi incrinato definitivamente e la rottura tra i due sembra ormai inevitabile. Il mondo del gossip si scatena sulla coppia più chiacchierata del momento e adesso spunta un'indiscrezione che ha davvero dell'incredibile: il rapper avrebbe tentato di abbandonare il tetto coniugale. Leggi anche Fedez agitato, balbetto, non riesco nemmeno a parlare. Cosa succede alla presentazione del nuovo podcast Wolf? Mentre le loro vite lavorative procedono senza alcun intoppo, sui social network la coppia non dà segni tangibili di una possibile tregua o pace. Il duo, che ha fatto dei social la loro forza, non appare più insieme da quel famoso sabato 11 febbraio. Serata conclusiva del Festival di Sanremo, quando è andato in scena il siparietto hot più discusso del momento. A Chiara Ferragni non è andato proprio giù il bacio in diretta e il rischio di separazione è sempre più concreto. La loro crisi è vera e conclamata e Vanity Fair lancia un'indiscrezione bomba che vedrebbe Fedez sempre più lontano dall'imprenditrice digitale. Oltre al gelo sociale e all'indiscrezione secondo cui ci sarebbe stato uno sfratto dal letto matrimoniale. C'è un nuovo dettaglio che dice molto dello stato delle cose. Fedez avrebbe cercato ospitalità da amici. Sempre secondo quanto riportato da Vanity Fair, nel tentativo di raffreddare la rabbia di lei. Ma il piano sarebbe andato a vuoto. Nessuno, infatti, tra la cerchia di amicizie di Fedez, vorrebbe essere coinvolto nello scandalo mediatico che ha coinvolto la coppia più potente di Instagram. E il risultato è inevitabile: lui dorme sul divano, nell'attico di City Life, a Milano. In attesa di una pace che si fa sempre più complicata. I Ferragnez, intanto, continuano a non commentare le voci sulla presunta crisi di coppia deflagrata dopo Sanremo. Sta di fatto, però, che Chiara Ferragni, in questi giorni impegnata con la Fashion Week di Milano, continua a mostrarsi sui social come se il marito non esistesse, mentre lui, ad eccezione fatta per il lancio del suo nuovo podcast Wolf e l'attacco nei confronti della giornalista che indagava sulla sua omosessualità, non posta quasi più nulla. I tanti fan della coppia devono prepararsi alla crisi coniugale dell'anno, è ancora presto per dirlo. Ma gli indizi portano verso quell'ipotesi. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.